carichissimo Cristiano Ruiu. Saluti. Qual è lo slogan? L'ho già pubblicato oggi, in perché è un grande classico, li matiamo. Li? Matiamo. Quanto, dimmi anche, No, no, ho già detto, questa qua è la partita migliore che... destriamo. È la partita migliore che può capitare al Milan in questo momento con questo tipo di avversari. È la lotta, però. Voi del Milan, ultimamente, non è che siate messi benissimo. Fabio, non sono mai stato... raramente ho avuto così tante certezze... Stringiamo su lui, prego. Ma davvero, raramente ho avuto così tante certezze sulla vittoria di una partita del Milan. Il Torino è la vittima perfetta per noi. Perché la vittima perfetta? Perché per come gioca Ventura quest'anno, che si deve sbilanciare un po' di più, fanno fatica a trovare i gol. Noi li aspettiamo bassi e ripartiamo negli spazi. Non veramente, non c'è una possibilità. Se che c'è anche il gol di Young, è proprio... Anche noi vinciamo. Però posso, sì, no, adesso ci vediamo a Teodoro. Ma io ho visto. Teodoro, pronti via, partiti, dai ragazzi. Cominciamo con il Torino. Attenzione, segnaliamo, Fabio, che il Milan con questa maglia ha sempre vinto. Segnaliamo anche che è stata molto presa in giro questa maglia. Ha sempre vinto. Perché sono preso in giro? Le finte di Young, si fa vedere in mezzo. Menezza, viene sentito in mezzo a tre. Il rigore c'è, Menezzo. Attenti, terzo minuto di gioco. Menezzo contro Padelli. Menezzo. Gol. Può mancare la banderina sul groppone di Vitellia. Vai, no, ma che banderina? Un po' di male, un po' di male. Vai. È la prima banderina. Allora, bene, vi faccio vedere esattamente che cosa è successo. Allora, attenzione, calcio d'angolo, forza. Attenzione al cross, la palla è nel mucchio della difesa. Il gol del Torino. Goal. Ha segnato al minuto 3. Il solito gol. Un calcio d'angolo. Il pericolo numero 1 del Torino. Marcatore del Torino. Metti 50 centrali, metti 50 centrali. Vedi come servono. Vedi come servono. Ora andiamo a vincere. Io stavo per dire una cosa prima, quando si polemizzava è giusto mettere un altro centrale o no. Dicevo, tra 12 minuti, quando vince la partita, capiremo se è stata una mossa giusta o sbagliata. Ne sono bastati due. No. Ancora sul calcio d'angolo, Fabio. Londa Moretti. Non nominare Allegri. E finite questo momento. Allora, la classifica.